trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento su Super Mario RPG. Nello scorso video ho salvato Peach dalle Grinfili Booster e lei si è unita alla squadra. Inoltre ho affrontato una torta parlante, una torta senziente, e l'abbiamo sconfitta. Poi se l'è mangiata Booster e alla fine tutto si è risolto per il meglio. E dobbiamo andare da Ranius ora, il nonno, tra virgolette, di Mellow per capire cosa fare poi. Però Ranius vuole uno spuntino. Lo spuntino si può acquistare al castello dei funghi, al quello che io chiamo l'armaiolo, in realtà è semplicemente un negozio. Con le monete rana si può acquistare una torta di insetti. E infatti si triggerà anche la scena, guarda un po'. Ehi bello, cosa è successo? Mi stavo preoccupando. Ehi signore, ho riavuto indietro la mia moneta. Oh, ben fatto ragazzo, ecco qui quello che ti avevo promesso. Quindi dovevo parlarci molto prima, credo. Ecco, stai attento che non te lo rubino, mangino o che so io. Tuo nonno ne ha bisogno, capito? Biscotti di Grillo, pensavo tipo una torta. Ci puoi scommettere? Mario, grazie mille. Mio nonno sarà contentissimo. Pensavo una torta, così. Senza alcun motivo particolare. Va bene, a questo punto diamo a Ranius questo biscottino. Sì, sì, uno spuntino ti può tirare su. Ah, me l'ero dimenticato! Ti darò qualcosa per ringraziarti di avermi riportato il biscotto di Grillo. Ecco sì, ti regalerò il bastone che usavo quando avevo l'età di Mellow. Quindi è un'arma per Mellow, forse. Il bastone rana ti sarà utile, non dimenticare di portarlo con te. Vediamo subito che tipo di equipaggiamento è. Però dici anche la quarta stella dove si trova. Ehi nonno, tu sai qualcosa sui frammenti stellari? Oh, Mello e amici, sì, ho appena sentito le ultime notizie sulle stelle cadenti. Una stella enorme è stata avvistata sulla collina delle stelle. È plausibile che un frammento stellare sia caduto là. Dobbiamo andare subito a esplorare la collina delle stelle. Ok, allora, vediamo un po' attimino ste equipaggiamento. Per Mello credo che sia... Ah no, ah sì, eccolo. Bastone rana. Quindi dovevo farla molto prima sta scena. Mi ero completamente dimenticato di parlare col signore per la moneta rana, quindi niente da fare. Ci sarebbe anche la seconda canzone da completare qui, ma la farò in un altro momento. Magari nel prossimo video, anche perché devo ricordarmi come sono le note. Oh, wow, c'è anche un kraken là sotto. Penso sia un kraken, è un tentacolo gigante. Collina delle stelle, è un meteorite. Wow. Iniziamo quindi una nuova avventura. Oh. A Nozzelandia, esamina il fiore e la porta stella si aprirà. Aha. Invece qui, alla collina delle stelle. Esamina il fiore e si apre, ok. Prendiamo prima il passaggio per Nozzelandia. Facciamo un po' di cose per volta. Ok, ci ha fatto semplicemente uscire. Va bene. Quindi questo e si apre quest'altro passaggio per la collina delle stelle. Bene. Nuovi nemici. Questa è la collina delle stelle. È qui che cadono come stelle e comete i desideri che sono stati avverati dalla via stellare. Però stanno cadendo desideri non ancora avverati perché Fabbro Magno ha distrutto la via stellare. A quanto dice Ranius, un frammento stellare dovrebbe essere caduto su questa altura. Vediamo se riusciamo a trovarlo. E questo fiore cosa fa? Non si sa. Vabbè, affrontiamo sto camaleonte. Abbiamo un gecko, Rodenzo e Rapinio. Io ho paura di tutti, veramente. Ma Rapinio a questo punto non lo sfiderei manco più, cioè... O meglio, Rapinio e tutti quanti quelli simili a lui, visto che tanto scappano sempre. Cioè, bisognerebbe sconfiggerli con un colpo solo. Wow, Mellow! Grande! Cerchiamo il gecko! Sto subendo un sacco di danni da sti cosetti. Perché non ho un solo tempismo, quindi è normale che mi becco. L'ha fatto quello. Ui. È andato vuoto. Eh sì, me ne sono accorto. Me ne ero un po' accorto che fosse andato a vuoto l'attacco. A meno che non doveva esserci qualcun altro dietro per far sì che fosse fattibile. Non ne ho idea. Quindi, oh cavolo, c'è sto coso che gira come un forsennato.
Ah, ma sono più posti questi. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi controllare per benino tutto. A parte che vorrei affrontarli questi comunque. Sale di livello Gino. Vabbè, dai, gli potenzio l'attacco magico e la difesa magica, dai. A sto giro. Tra l'altro, devo anche vedere Peach come si muove in battaglia. Tocca a Peach, vediamo un po'. Ah, anche lei ha un attacco piuttosto veloce, va bene. Eccolo qua l'ultimo da esaminare. Ok, e ora si apre. Ah, quindi tutti bisogna esaminarli. Allora, vediamo un po'. Immagino che non ci sia molto altro da fare se non combattere e accendere tutti quanti i fiori. Quindi penso sia piuttosto semplice la faccenda. Però il posto è bello grosso, accidenti, eh. Mica male. Oltre ad essere molto colorato. Nonostante sia al buio. Cioè, quello intendevo. È stranamente colorato per essere al buio. Pulsar. Eh no, qua ci vuole il raggio Gino, ci vuole. Forse no. E si è aperta la porta? Sì. Ma è questa? È quella di prima? Però no, è un'altra porta in realtà. Quindi anche se è la stessa ti porta in punti diversi. Bene, bene, fa molto piacere. Però qua mi sa che converrebbe farmare un pochetto, perché si combattono facile i nemici, quindi... Oh, che succede? Ah, la stella! Non ci avevo neanche fatto caso! Io non l'avrei toccata perché non l'avevo neanche vista. Wow. Quindi alla fine un frammento stellare era caduto qui. E ora dove andiamo? Credo che più avanti ci sia un posto chiamato Porto Miramare. Dicono sia una popolare località turistica. Forse possiamo trovare qualcuno che sa qualcosa. Andiamo a vedere. Hai fatto molto la strada, ma il viaggio non è ancora finito. Devi trovare altri 3 frammenti stellari. E poi sconfiggere Fabbro Magno, certo. Quindi mi sa che è meglio evitarli e non affrontare tutto quanto quello che si muove, magari, eh? Porto Miramare, la prossima località. Guarda, ci vado subito, ma giusto per capire un attimino, dare un po' un input alla prossima storia e poi ci fermiamo. Ok, rifornimenti assolutamente. Oh cielo, io sono solo un cliente. Oh no, sono zombie. Ah, ok, posso anche comprare. Allora, il negozio non è che aveva una grande scelta. Però dovrebbe esserci qualcos'altro qui. Eccolo qua. In mezzo al mare si trova una nave pirata. Troverai un... Ecco, insomma, c'è un... Cosa c'è? Un pirata che vive là si chiama Jonathan Jones. Non è un tipo simpatico? Una stella è caduta nel mare. Probabilmente è pirata. Che succede in questa città? Cioè, voglio dire, dai, Jonathan Jones è probabile che l'abbia lui. È un brutto ceffo. Saranno un po' lobotomizzati in questa città. Chi è qua? Non si può entrare? È un'area riservata. A chi? A nessuno? Vabbè, qua si esce. Ne... Vabbè, sì. Ah no, non si esce invece. Si prosegue. Però c'è qualcosa di strano qui. Voglio dire, è un posto aperto? Non saprei. Finalmente, ce l'hai messo di tempo. Sono l'anziano del villaggio. Sono arrivato a questa prestigiosa carica adulando i miei superiori. È una cosa che so fare molto bene, quindi lecca culo. Una stella è caduta nel mare. Mi serve per una cosa. Devi trovarla e portarmela. Oh, neanche prego, eh. Salve, tu sei Mario, giusto? Ti ricordi di me? Ci siamo incontrati quando ero ancora un girino. Mi sono diplomato all'Accademia di Ragnus e ora sono in cerca del senso della vita. Qui è tutto molto tranquillo, è quasi inquietante. Che sta succedendo? Forse non dovrei preoccuparmene, se ha delle monete rana, però ha degli oggetti interessanti in vendita. Ah. Permette di scappare dalla battaglia, permette di ricominciare uno scontro da capo. Insomma, due oggetti interessanti. Raddoppia l'esperienza.
Questo sì, lo voglio. No, no, voglio questo dell'esperienza, sì. Ma chi lo do però? Perché il personaggio che lo prende, beh, è un equipaggiamento un po'. Devo tenere squadra Peach, fare un po' di grinding e magari poi levarlo, non lo so. È un oggetto molto interessante, anche perché Peach non è che sia molto forte da quello che ho visto. Oddio, un altro negozio ancora? Ma è fantastico! Continuano a girare senza sosta. Questa città ha qualcosa di strano. Probabilmente la stella caduta ha creato qualche problema. Se vuoi entrare, salta nei vortici. Ok. L'anziano è la persona più rispettata del posto. Sì, posso immaginare. Anche nella vita vera è così. E cosa succede? Oddio, sta qua sopra questo. Ehi, ciao! Potrei ti raggiungo? Eccomi qua. Tu stai raccogliendo stelle, vero? Te ne restano soltanto tre. Come sono ben informate queste persone? È molto strano. Puoi pernottare gratis, grazie. Ok. Costa un po' l'esperienza per due, però. Ci hai guardato dormire? Dicevo, un po' strano l'anello esperienza, però almeno costa tanto ma serve. E si può comprare, mi sa che si può accumulare, quindi darlo anche ad altri giocatori, e quindi ricevere molta più esperienza, che non sarebbe affatto male. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, continuerò sicuramente Super Mario RPG perché mi sta piacendo troppo. In descrizione, come sempre, tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!